Il mondo dell'intelligence spiegato agli studenti universitari in un tour che sta toccando i principali atenei italiani. Conoscere nozioni utili per la sicurezza del paese, capire come intervenire a seguito delle minacce alla sicurezza nazionale, sconfiggere il terrorismo, spiegare anche le capacità che deve avere chi opera nell'intelligence. È importante che l'intelligence nell'azione di prevenzione e di contrasto nei confronti delle minacce principali che abbiamo, la prima fra tutte il terrorismo, possa contare sulla fiducia della società italiana. Una parte della partita contro il terrorismo si vince sapendo di poter contare sull'opinione pubblica. La seconda questione è quella di poter contare sulle esperienze, sulla cultura, sulla formazione, sulle conoscenze che vengono costruite nelle università italiane. Tra i giovani molto l'interesse è suscitato, tant'è che questo tour sta raccogliendo moltissimi curricula. I moltissimi giovani, oggi già 30, lavorano con noi e sono una bella risposta e sono qualcosa che va al di là di un semplice incontrare le università, ma anche un punto di riferimento per scambiare progetti culturali. Un mestiere che affascina gli studenti perché guardato ancora con gli occhi dell'immaginario collettivo, il fascino della spia, dei servizi segreti. Eppure molti miti vanno sfatati su tutti quelli dei servizi deviati. L'intelligence, come l'università, è un mondo in cui ci sono tante anime, tante culture, tanti interessi. In questa occasione si vuole mettere in rilievo il profilo migliore, quello più rispettabile.